passata e cambiassi rotta. E Luca ha una storia importante da raccontarci, perché tu mi hai detto una frase molto forte. Cosa mi hai detto? Sì, diciamo che ho toccato il fondo, ecco, una vita di sofferenza dove, ecco, mi sono anche ammalato di depressione e dove dopo, ecco, ho usato droga, ho usato alcol e sono arrivato appunto ai margini proprio di tutto, dove mi sono trovato veramente da solo. Dopo vari percorsi anche di tentativi di guarire non c'era più speranza e pensavo Dio non c'era, invece questo grido, questa mia chiamata che ho fatto è stata veramente... È stata ascoltata. Ascoltata e ecco, diciamo che Medjugorje è il posto della mia salvezza, il posto che mi ha cambiato anche la vita e che posso dire veramente che... Ecco, testimoniare che la Madonna, Gesù e Dio ci sono e ci ascoltano se noi veramente li preghiamo con il cuore, ecco. Luca, io ti ringrazio, ringrazio tutti gli amici che ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno davvero aperto i loro cuori. Allora è stato un arricchimento per tutti noi. Grazie a Maria Teresa Giarratano e abbiamo ascoltato un altro racconto importante, Filippo. Assolutamente. Ma per poter iniziare a credere, per poter rinascere, è necessario toccare il fondo? Beh, non è propriamente necessario toccare il fondo, certo, la via del dolore comunque ti porta ad assaporare aspetti della vita che magari non avresti mai potuto vivere e poter condividere con gli altri, però io per esempio non ho toccato il fondo, però e sono andato e sono in ricerca continua, quindi è una questione di volontà, lo dicevamo prima, la docilità a dire di sì. È una cosa che mi ha colpito molto, è che l'uomo comunque alla fine cade sempre in quel punto, professarsi invincibili, cioè il pieno controllo di noi stessi, non aver bisogno in realtà di quello che poi alla fine, alla resa dei conti, andiamo cercando. Però possiamo dire, Chiara, che il mare a questo punto diventa un'opportunità per poter cominciare ad amare nel momento in cui lo si trasforma. Il male diventa un'opportunità perché a volte ti porta a essere così disperato, ad alzare lo sguardo, esatto, verso il cielo e a chiedere, a gridare perché è Dio, e questo spesso apre una breccia. Però certamente io vorrei sottolineare che non possiamo, anche parlando di Medjugorje, pensare che il cammino spirituale sia una cosa magica, no? Cioè io apro il mio cuore a Dio e tutto si risolve. No, il Vangelo è qualcosa di molto impegnativo, è un cammino che ci richiede radicalità ogni giorno e noi dobbiamo avere la serietà di cercare la verità con onestà. C'è un regalo immenso che Gesù ci ha fatto, è la parola di Dio. Noi possiamo vivere la parola di Dio e la parola di Dio è verità, ci dischiude orizzonti di eternità. È radicale, è esigente, è pazzesca, però ci rinnova il cuore, ci apre il cuore, ci fa vedere ciò che prima non vedevamo e ci fa fare un percorso di resurrezione grazie all'amore. Miriana, io anche grazie a questa inquadratura ti osservo, ma soprattutto mi colpiscono i tuoi occhi. Sono degli occhi, stando al tuo racconto, che hanno visto qualcosa di straordinario. E parlavamo anche del male. Immagino i veggenti essere delle persone perfette. Prima devo dirti che io non sono perfetta. Solo Dio è perfetto. Io provo a fare tutto quello che Madonna vuole da me. In questa forza, per questo, trovo in preghiera e in digiuno. E ogni sera, prima di cominciare a pregare, parlo con Dio, lo chiedo com'era la mia giornata, cosa ho sbagliato durante il giorno, cosa potevo fare meglio, cosa devo domani cambiare, e provo a pregare con cuore. E anche io vedo che sto crescendo tutti i giorni. Tutti i giorni il mio cuore si apre di più e sento Dio di più. Per questo, Lorena, non pensare che i veggenti sono perfetti. Non è possibile questo. Io parlo sulla bellezza, parlo sull'amore, parlo della Madonna. Perché per me Satana esiste, male esiste, c'è. Ma c'è la forza quanta noi lo diamo. Perché se il mio cuore è in primo posto Dio, Gesù, la Madonna, Satana, male, può provare a fare qualche cosa, ma non riesce, perché il mio cuore è già occupato.
E io dico sempre, male era sempre sotto i piedi della Madonna, e così deve rimanere. Parlavi di Maria, del suo messaggio, della sua parola, e allora riascoltiamola in questo messaggio. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera e il digiuno con ancora più entusiasmo, affinché la preghiera diventi per voi gioia. Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male. Vi ripeto ancora una volta, soltanto con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono fermare. Le guerre della vostra incredulità e della paura per il futuro. Sono con voi e vi insegno. In Dio è la vostra pace e la vostra speranza. Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La paura del futuro, l'importanza della preghiera, ma come dobbiamo rivolgersi alla Madre di Dio? Come dobbiamo pregare? Tu hai scritto anche un libro, Chiara, su queste istruzioni per l'uso. Istruzioni sulla preghiera. Ma penso che oggi più che mai, in cui tutto il mondo ci invita a vivere di materialismo e ci fa dimenticare che ciò che caratterizza l'uomo è proprio la dimensione spirituale, quindi bisogno di pace, bisogno di vita, bisogno di amore, bisogno di gioia, bisogno di verità. Riscoprire la preghiera, come la Madonna ci insegna, è assolutamente importante, assolutamente fondamentale. Tu dici istruzioni per l'uso, non sono io che posso dare le istruzioni per l'uso, io condivido alcune piccole scoperte, grazie anche ai messaggi della Madonna di Medjugorje, grazie al Vangelo, che per me sono stati di aiuto. Credo che il punto fondamentale è comprendere che la preghiera non è un monologo. Noi a volte andiamo dal Padre Eterno, gli riversiamo tutti i nostri vorrei problemi. Vorrei questo, desidererei quest'altro. E poi ce ne andiamo tranquillamente. Insomma, in qualunque relazione questa sarebbe una cosa veramente bruttina, no? Pensare di farla col Padre Eterno mi sembra assolutamente allucinante. Ma quello che è fondamentale, c'è una parola nel Vangelo che dice: a chi mi ama mi manifesterò. Io per tanto tempo ho cercato di arrivare a Dio col cuore ed era veramente come cercare di infilare l'oceano in un bicchierino, non ce lo infilerai mai. Tu devi entrare nel linguaggio di Dio. Dio è amore e è come se tu parli con un turco, devi parlare il turco. Con Dio che è amore, se tu vuoi entrare in un dialogo, e quello è la preghiera, devi entrare nell'amore. Allora credo che il segreto fondamentale sia il cuore, la preghiera del cuore. Maria parla di questa preghiera del cuore. Non è importante ciò che dici, non è importante ciò che chiedi, non è importante se sia preghiera di lode, preghiera di intercessione, preghiera di ringraziamento, preghiera di... Ma l'amore che tu ci metti, tutto l'amore che tu ci metti, a volte può essere semplicemente un'offerta, a volte può essere semplicemente allontana questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E secondo me è fondamentale chiedere lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che intercede per noi nella preghiera ed è Lui che ci insegna a pregare. Padre Stefano? Dobbiamo anche cercare di trasformare il nostro amore in un amore ecumenico universale. Lo dicevamo prima, abbiamo specificato la posizione della Chiesa nei confronti di Medjugorje. Allora, proprio su questo, ascoltiamo le parole del Cardinal Camillo Ruini. La Chiesa si muove con grande prudenza, la Chiesa si pronuncia soltanto quando le è chiaro, è assolutamente chiaro, che si tratta non di un fenomeno umano comprensibile, rispettabile, ma semplicemente umano, bensì di una presenza misteriosa di Dio che si è manifestata nell'apparizione di Maria. Noi sappiamo che ci sono alcune grandi apparizioni mariane che contraddistinguono il tempo moderno, soprattutto due, l'apparizione di Lourdes e l'apparizione di Fatima, che sono punti fermi, diciamo, nel cammino della Chiesa nei nostri tempi. Per il resto sono tanti luoghi in cui Maria viene venerata, in cui molti ritengono che si sia manifestata, ma la Chiesa su questi non prende una posizione. Grazie a Sua Eminenza e grazie anche a Rai News 24 per le immagini che ci ha dato. Lo abbiamo ascoltato, la Chiesa ha una posizione attenta, scrupolosa, di attesa.
Sì, si dice sempre che la Chiesa è prudente. Ogni tanto bisognerebbe forse andare anche un po' oltre questa prudenza, perché a me viene sempre da pensare, c'è una canzone che si canta ogni domenica a messa, vieni o madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Quelle volte in cui lei ci prende sul serio e dice, vabbè, quasi quasi vado a dirgli un attimo qualcosina in più, a dargli una strigliata, poi cominciamo con i distinguo, ma chissà se è vero, cosa non è vero. I frutti che nascono da lì, come padre Stefano ci diceva prima, sono evidenti. Esatto. Forse un po' di coraggio in più, non dico nell'approvare, ma nel prendere sul serio questo evento di Medjugorje, vale la pena, a mio parere. E voi veggenti, Miriana, come vivete comunque questa attesa e questa prudenza della Chiesa? Con tanta pace, perché io ho tanta fiducia in mia Chiesa, io ho fiducia in Dio, perché quando è una cosa da Dio, si chiarisce tutto. Perché solo Dio può farle vedere che apparizioni sono veri. Allora quando sarà la volontà di Dio, così anche Chiesa nostra reagisce. Perché anche io ho sentito che in mondo quasi sempre ci sono apparizioni e se nostra Chiesa non è prudente, come sarà? Ma mi è piaciuto molto prima, ho riso qua, quando diceva vostro ospite, cantiamo sempre in Chiesa, vieni Maria, vieni qua giù. E dopo quando viene, non è possibile che è venuta. Io penso che anche quelle apparizioni sono tutto questo. Quando tu hai fede, quando tu credi che proprio Madonna è tua madre, che ti vuole bene, perché non credi che è venuta da te? Perché non credi che ti vuole aiutare a trovare la strada giusta? E ancora, un'altra curiosità, perché Maria è intervenuta anche su ciò che riguarda il futuro. Ecco, viviamo in un periodo storico non semplicissimo qui in Italia, crisi economica, crisi e paura anche per ciò che riguarda il lavoro, la possibilità di progettare per i giovani. Quali sono le parole che ti senti di dare a questo proposito, Miriana? C'è crisi, non solo in Italia, possiamo vedere in tutta l'Europa, da noi in Bosnia e in Herzegovina noi siamo sempre in crisi, ma io penso che questo è così perché abbiamo dimenticato Dio. Abbiamo pensato che noi possiamo soli, siamo capaci senza Lui. Da tutto abbiamo tirato fuori Gesù e questo fa vedere come provare a creare la vita senza Gesù, perché senza di Lui non è possibile, va male tutto. Tornare a Gesù torna anche pace. E allora, padre Stefano, siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento. Innanzitutto abbiamo ascoltato la testimonianza e comunque la bellezza di un abbraccio assolutamente materno. La Madre di Dio che, stando alla testimonianza proprio dei veggenti, vuole mettere sotto il suo manto, sotto la sua ala protettiva, tutti i suoi figli. Ecco, dobbiamo dire anche dal punto di vista biblico, quando Gesù dall'alto della croce dice «Ecco tua madre», che cosa vuol fare se non far vedere l'identità storico-salvifica di Maria? Quindi Maria è veramente una madre e quindi vuole bene, e sarebbe da meravigliarsi se non appare almeno di tanto in tanto, diciamo, nella storia dell'umanità, perché vorrebbe dire che è indifferente. Questo non possiamo dirlo assolutamente di Maria. In secondo luogo, lei sta in uno stato glorioso, col corpo, diciamo, glorificato di cui parla San Paolo, per cui è possibile che sia presente anche nel tempo, nello spazio, senza essere circoscritta. E quindi è veramente una presenza che, invocata, Maria non lascia senz'altro senza risposta, ed è una risposta di speranza. Comunque, in attesa, Saverio, per concludere, possiamo dire che questa sarebbe la prima volta in cui Maria appare così tanto e per un arco di tempo così lungo. Esattamente, e i motivi sono diversi. Il primo, a mio parere, è perché dove è apparsa? In una parrocchia. Sempre in tutte le altre apparizioni chiedeva la costruzione di un santuario. In questa occasione invece c'è già il luogo di culto e quindi è come a dire, non c'è bisogno di costruire cose nuove, le parrocchie, le comunità locali, la gente che voi avete al vostro fianco è il vostro luogo di fede. La seconda cosa invece è l'apertura al futuro. Sappiamo che proprio Miriana dovrà un giorno rivelare dei segreti, 10 segreti in sequenza, un giorno in un futuro più o meno prossimo, che però potranno essere per la prima volta nella storia verificati, perché verranno detti 3 giorni prima e dunque chiunque di noi potrà ascoltarli e andare a verificare. Questo cosa vorrà dire? Che ci sarà la prova che Dio esiste, che esiste